commerciale che veniva fatta in forma assolutamente clientelare e attraverso il sistema delle amicizie, cioè date in comodato gratuito o comunque senza la corresponsione di alcun canone mensile, e laddove corrisposto non era mai stato sui conti del CONI, ma nelle tasche. Quindi c'è stato un arricchimento personale e un depauperamento invece delle risorse pubbliche. Quindi voglio definire pubblici, che sono soldi tutti quanti. Quindi la gravità dei fatti, ecco perché anche il GIP è determinato con una misura restrittiva, perché stiamo parlando di drenaggio di risorse pubbliche. Quindi, secondo noi, è l'indagine più importante che mette fine a un sistema di latrocinio, tra virgolette, in qualche modo incontrollabile, perché questo signore ha gestito questa scuola e questa nazione dei suoni per oltre un.